Dopo le ultime positive gare a stretto giro, l'Unione ospita Rocco Renate. Pavanel conferma gli 11 uomini che hanno espugnato Terni. Sfida all'inizio molto equilibrata e bisogna aspettare fino al 23esimo minuto per la prima vera occasione. Procaccio dalla destra dell'area di rigore, cross a raso terra, ma Beccaro non riesce a intervenire sul secondo palo per correggere il tiro. Dopo 7 minuti ancora Unione e ancora dalla destra con Formigoni che centra in mezzo per Beccaro, che di testa svetta sul secondo palo mettendo alto di poco. La pressione alla bardata si fa decisamente intensa e dopo una serie di corner Beccaro arriva al tiro col destro dai 25 metri, pallone bloccato in tuffo dal portiere. Nella ripresa al 7° minuto cambio della Triestina con Petrella per Beccaro e proprio il mini bomber all'11° sfiora il vantaggio con un gran destro dalla media distanza. Ancora la squadra giuliana al 22°, Petrella tocca corto per Procaccio ma il suo sinistro a rientrare si spegne di un soffio alato. Al 27° gli ospiti creano la prima vera palla gol della partita su palla inattiva, indirizzata nell'angolo con colpo di testa di Spagnoli. Offredi balza in tuffo e scongiura il pericolo. Si entra nell'ultimo quarto d'ora e all'11° è Mensah che come un'anguilla si libera in area di rigore e scarica il pallone di potenza col destro gonfiando la rete. È delirio a Rocco e bastano solo altri 4 minuti per stendere gli avversari. Raddoppio Triestina con grande azione di Petrella, appoggio per Granoce che col destro buca la difesa del portiere per insaccare il 2-0. Di qui in poi l'Unione non rischia nulla e gestisce il vantaggio, ottenendo una grande vittoria che conferma gli sforzi di questi ragazzi del mister. Che Unione, che squadra, Triestina sempre più in alto.